è tossico, salva te, non lui. Ora vediamo, cerchiamo di capire quali sono le persone tossiche, perché se è tossico devi salvare te, non devi salvare lui. Allora, ci sono diversissime tipologie di persone tossiche. Ovviamente quando parlo di tossico non parlo di, come dire, tossicodipendenti, anche se anche in questo caso ci possono essere, sicuramente sono persone tossiche. Le persone tossiche sono persone estremamente negative per te. Tossiche vuol dire che ti intossicano, vuol dire che se tu continui a relazionarti con queste persone avrai dei grossi casini. Ma vanno da, ci sono delle, diciamo, le tipologie più disparate di persone che possono essere tossiche, veramente le tipologie più disparate. Quali sono le persone tossiche che puoi incontrare? Beh, intanto tutti quelli tossici nel vero senso della parola, tutti quelli che hanno delle dipendenze, dipendenze da sostanze, ma anche dipendenze da alcol, o dipendenze ludopatici, la ludopatia. Queste sono persone tossicissime. Se hai a che fare con una persona ludopatica, una persona che beve, che esagera nel bere, una persona che ha dipendenza di sostanze, bene, devi subito scartarla. Automaticamente, non importa che sia bello, che ti piaccia, che sia più bello del solito, potrebbe essere anche più ricco del solito, ma devi assolutamente togliertela dai maroni, assolutamente togliertela dai maroni. Non esiste che tu tieni che hai a che fare con una persona di questo genere, perché è più facile che tu cada nel baratro che lui venga fuori dal baratro. Questo è un punto fondamentale. Questa è la prima tipologia di persone tossiche. Poi c'è un'altra grande famiglia di persone tossiche che devi identificare, che sono le persone, diciamo così, che sono i cosiddetti vampiri energetici. I vampiri energetici sono altre tipologie di persone tossiche. Vampiri energetici sono dalle persone depresse, alle persone lamentose, alle persone tristi, alle persone, diciamo, narcisisti covert, quelli che ti succhiano il sangue, e è fondamentale anche in questo caso, se hai a che fare con un vampiro energetico, che comunque è una persona tossica, devi levartela dai maroni. Perché questi qua ti toglieranno la linfa vitale, ti toglieranno la possibilità di essere felice, ti toglieranno la possibilità di stare bene. Quindi ti suggerisco veramente di abbandonare questo tipo di persone. Non importa che sia bello, non importa che abbia, diciamo, il problema è che tu non devi avere la sindrome, come dire, della croce rossina. Perché se tu hai la sindrome della croce rossina, te lo vai a prendere in quel posto. La sindrome della croce rossina sono quelle che si agganciano a persone che hanno problematiche, ad esempio. Persone che hanno problematiche, che ne so, appunto persone tossiche, persone depresse, persone che hanno problemi di diversa natura. Questi qua te li devi assolutamente togliere dalle palle, devi assolutamente lasciarli, devi assolutamente eliminarli dalla tua vita, perché ti porteranno soltanto sfiga, ti porteranno soltanto problemi. Cioè, tu non puoi stare con una persona depressa, una persona problematica, una persona di questo genere. Devi assolutamente prestare attenzione. E vabbè, ma io lo amo, io lo amo. No, devi salvare te stessa, non devi salvare lui. Lui, ognuno salverà se stesso. Però, diciamo, questa è un'altra tipologia di persone tossiche. Poi ci sono persone tossiche, che invece sono persone tossiche perché tendono ad avere rabbia compressa, aggressività, risposte aggressive,
Questa è tutta un'altra categoria di persone che non devi neanche prendere in considerazione, perché purtroppo poi avvengono i femminicidi, no? Purtroppo capita anche questo, ma questa tipologia di persone manifesta subito gelosia. Cioè è difficile che tu esci con una persona aggressiva, rabbiosa, gelosa, che non manifesta gelosia già dalle prime volte. Se uno presta attenzione un po' ai comportamenti delle persone, ti renderai conto che non devono passare mesi affinché questa persona si manifesti geloso o gelosa. Cioè, le manifestazioni avvengono già dai primi momenti, già dai primi, diciamo, dei primi attimi, non dei primi attimi, ma... E quindi nel momento in cui tu capisci che hai a che fare con un personaggio di questo genere, anche qua devi chiudere la relazione. Perché se tu chiudi la relazione, diciamo, dall'inizio, questa persona non ha ancora fatto un grande investimento su di te e difficilmente arriverà, diciamo, a fare danni. Ma se tu intrecci una relazione con questa persona, allora devi tenere presente questo, devi tenere presente che non ci sono altre possibilità per te e quindi ti trascinerà sul fondo. Quindi devi tenere presente che quando una persona, ringrazio Matroska, quando una persona presenta dei problemi, quando una persona presenta delle situazioni, grazie Matroska, quando una persona presenta delle situazioni che sono, diciamo così, consolidate, tu devi assolutamente abbandonarla. Può essere difficile, ma è un gesto molto importante per te, perché ti porterà, diciamo, nuova linfa vitale. E poi ci sono altre tipologie di persone tossiche, che sono tutte quelle che sono instabili emotivamente. Le persone instabili emotivamente sono comunque potenzialmente tossiche. Persone che cambiano umore spesso, persone che sulle quali non puoi fare affidamento. È una classe di persone estremamente tossica, perché tu, se vuoi essere felice, devi poter fare affidamento su una persona, altrimenti non ha nessun senso. Le persone tossiche sono poi tutte quelle che hanno forme di, tutte quelle che fondamentalmente non sono allineate con i tuoi obiettivi. Queste non è che sono tossiche in assoluto, magari vanno bene alla tua amica. Infatti ti consiglio, quando incontri una persona che a te non va bene, ma ad esempio va bene alla tua amica, passala alla tua amica. Cioè, i maschi sono un po' come le figurine, no? Anche le donne. Se a te non va bene, magari lo passa alla tua amica, la tua amica va bene. L'importante è che non sia una persona tossica. Ma ad esempio, cosa vuol dire una persona che non soddisfa le tue esigenze? Mettiamo che tu abbia voglia di mettere su famiglia, avere dei figli. Soprattutto questa cosa qua dei figli per una donna è molto importante, perché una donna purtroppo ha un timer biologico molto ristretto, no? E quindi ovviamente se tu vuoi figli e oramai, certo che se hai 25 anni va tutto bene, c'è ancora tempo, puoi sperimentare, ma se di anni ne hai 35, 40 o più di 40, beh, oramai sei, come dire, alle ultime chance, le ultime possibilità, quindi devi subito trovarti una persona che voglia ingravidarti, che abbia voglia di ingravidarti, di fecondarti a stretto giro posta, insomma. È ovvio che se poi diventi non solo malgasciona, ma anche carampana, allora non ci sono più possibilità di riuscire poi a fare nulla, neanche con la strada chimica, insomma. Ecco, queste sono tutte le persone tossiche. Una volta che tu hai capito che hai a che fare con una persona potenzialmente tossica,
devi assolutamente chiudere la relazione, non puoi permetterti di andare avanti, non puoi permetterti che questa persona possa influire anche soltanto, diciamo, marginalmente nella tua vita. E una volta che ti sarai liberato delle persone tossiche, avrai salvato te stessa, perché posso garantirti che se tu intraprendi una relazione con una persona tossica, questa ti affosserà, ti rovinerà la vita e quindi farai una vita di merda. Bene, nel frattempo seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente iscriviti a tutti i canali YouTube e ti ricordo che sui canali ti puoi anche abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati. Bene, un saluto a tutti, ci vediamo.